Poche settimane all'inizio dell'anno scolastico 2014-2015, le spese necessarie nelle cartolibrerie, l'oggettistica più alla moda, il videogiornale nei negozi, Gloria Scafè. Termina il Ferragosto e con questo termina la spensieratezza da vacanza per gli studenti che si preparano all'inizio della scuola. Oltre agli studenti, chi si prepara sono i genitori che devono affrontare le spese necessarie per il corredo scolastico dei propri figli. Secondo l'Osservatorio Nazionale Federconsumatori, il costo dei materiali necessari agli alunni italiani ha fatto registrare un aumento medio del più 1,4%. La spesa per il cosiddetto corredo è dunque in salita. Si passa da 499 euro dello scorso anno ai 506 euro di quest'anno. Intanto abbiamo fatto un giro per le cartolerie chiedendo ai responsabili a poche settimane dall'inizio della scuola la percentuale dei consumatori e i loro bisogni e sempre al nostro microfono abbiamo ascoltato gli stessi consumatori. Da un paio di mesi che già si muove, dal 1 luglio possiamo iniziare che già vediamo che c'è movimento da parte della clientela e molta gente si è spostata un po' prima rispetto agli anni precedenti, forse per evitare la calca di settembre naturalmente, ma anche percentualmente parlando siamo intorno al 40% dell'utenza che già abbiamo praticamente servito, però naturalmente ancora siamo in tutta fase di non organizzativa ma distributiva dei prodotti. Certo, soprattutto quali sono le spese appunto da parte degli acquirenti? Le spese degli acquirenti sono le classiche che si ripetono annualmente, c'è dalla cartoleria varia che va dalla penna all'evidenziatore, ai correttori, ai libri scolastici in quanto sono indispensabili per affrontare appunto l'anno scolastico. È possibile stimare una spesa che faranno le famiglie, dunque in percentuale sarà maggiore, minore o stabile rispetto all'anno scorso? Ma per quanto riguarda le scuole medie, dipende dalla seconda e terza media, la spesa è diminuita tanto in quanto i libri generalmente, parlo naturalmente a livello generale, è quasi possibile trovarli tutti di seconda mano. Invece per quanto riguarda la prima media, purtroppo questo è l'anno dei cambiamenti che sono quasi tutti nuovi, sempre generalmente parlando, e quindi la spesa è un po' aumentata rispetto all'anno scorso. Percentualmente parlando diciamo che è intorno al 10% in più in prima media e il 50% in meno seconda e terza media. Per le scuole superiori il concetto è rimasto uguale, intatto rispetto all'anno scorso, non è cambiato praticamente nulla a livello di spesa. Sono già cominciate le spese per la scuola? Siamo qua per questo, infatti, sì. Quanto avete già acquistato? Stiamo iniziando stamattina, quindi non sappiamo dove andiamo a finire come spesa. E stimando la spesa che vi toccherà rispetto all'anno scorso, l'ammontare? Sicuramente sarà di più, rispetto all'anno scorso sicuramente di più perché le cose sono aumentate, quindi compreremo forse meno come quantitativo e meno, però spenderemo sicuramente di più. Abbastanza, abbiamo preso sia i libri che ordinati i libri che poi lo zaino stiamo usando quello dell'anno scorso e adesso siamo venuti a prendere il diario con astuccio. Ecco, sua figlia in che scuola va o suo figlio? Noi viviamo fuori e va in una scuola media. E le spese di quest'anno rispetto all'anno scorso sono superiori o tanto quanto o al di sotto? Presumo tanto quanto perché purtroppo l'euro, come sappiamo tutti, c'è un po' rovinato. Sì, è cominciata già un mese fa, comunque ora sta per terminare. Tutto sommato quest'anno diciamo, è andato, essendo l'ultimo anno, insomma, con 200 euro sono riuscito a, ovviamente, una parte di seconda mano, venendo in anticipo se riesce a trovare un... Di quale scuola, l'ultimo anno di quale scuola? Quinto scientifico, Maiorana. Quinto superiore. Sì, sì, quinto superiore. E insomma, quest'anno siamo riusciti. Certo, la spesa è sempre, essendo un figlio che studia, diciamo, però che ne ha più di uno, ovviamente, diciamo, la spesa comincia a essere. Poi il primo e il terzo anno sono quelli più pesanti, solitamente, perché ci sono i volumi per il triennio, per il biennio, quindi... Diciamo, siamo riusciti con una spesa tutto sommato accettabile quest'anno